Posso fare il tatuaggio? Adesso? Per andare a scuola? Ma in un punto dove non si vede però, eh? Senti Anastasia, ma non ti sembra che ci sia qualcosa in questa casa che sia meglio che non ci sia più in questo periodo dell'anno? No? Secondo te è tutto nella norma ancora? No. Proviamo a dare un'occhiata di qua. Ma abbiamo ancora l'albero di Natale, Anastasia! Guardate un po', ragazzi, non abbiamo ancora disfatto l'albero di Natale. Senti, quando torniamo a casa lo disfiamo oggi? Guarda. Vuoi fare il tatuaggio? Sì. Basta? Ancora, Ancora? Sì, per non vedere. Andiamo. È uscito? No, ancora. Eh no, perché qui è tutto sollevato, devi abbassare così. Mi sembra un po' troppo bagnata. Aspetta, secondo me adesso è uscito. Prova a vedere. Hai visto? Wow. Vediamo, fa vedere che cos'è. Questo. Che cos'è? Un cerotto? Ah, un ranocchio? Baby shark! Sì. Ah, ma ce ne sono due, ce n'è uno anche a fianco di baby shark. Ma è bellissimo! Ma ho portato baby shark perché... Venite, faccio vedere. Allora, ci sono questi. Noi abbiamo trovato questo. Ok. E questo è quello speciale. Ah, baby shark speciale. Sì, con mamma. Ah, la famiglia, ok. Allora, come dicevo, oggi pomeriggio, quando torniamo a casa, cosa disfiamo? La valigia, sì, vero, è vero. No, effettivamente secondo me dobbiamo disfare anche la valigia ancora, o la teniamo pronta per il prossimo viaggio. Povero Gasper. Buongiorno amore. Vane, io e Anastasia abbiamo deciso che oggi credo sia giunto il momento di togliere cosa? L'albero. Oh, brava, mi sembra un po' esagerato avere ancora l'albero di Natale, che dici? Quindi quando tornate da scuola lo togliamo, va bene? Per ora buona scuola. Grazie. Sei già rovinato? Wow. Vabbè, è normale. Un bacino anche da Gasper. Dal nostro cucciolotto Gasper. Cuccioline, cuccioline, buona scuola anche a voi. 6 and a half hours later. Ciao ragazzi, scusate questo cappellino super brutto, ma sono appena uscita dalla piscina e ahimè mi ha chiamato la scuola di Anastasia per ben 3 volte, quindi ho trovato 3 chiamate perse dalla scuola di Vanessa e Anastasia. Mi sono anche spaventata parecchio, ma niente, Anastasia non si sente bene, ha mal di testa, qualche linea di febbre, e hanno contattato quindi mia madre per andarla a prendere. Andiamo subito da nonna Elisa a vedere che cos'ha Anastasia. Ecco l'amore, ciao! Ma come stai? Ciao nonna Elisa! Ciao, ciao! Vai, vai! Cosa è successo? Ciao, adesso me lo racconti allora, ok? Tutto bene? Sì. Sta bene? Sta bene. Ciao amore, mi sono preoccupata tantissimo amore, sai perché? Perché sono uscita dalla piscina, ho guardato il cellulare e ho trovato 3 chiamate perse dalla tua scuola e pensavo che una di voi due si fosse fatta male. Cos'hai avuto? Mal di pancia amore? Dovevi andare in bagno, vero? Per quello? Ma la febbre ce l'hai? Adesso andiamo a casa che ti controllo bene bene, va bene? Ah, ma sei già all'opera? Sei appena tornato e stai già giocando a un videogame? Allora, ascolta amore, io ho bisogno di sentirti un attimo e di capire come stai, eh? Puoi fermarti un secondo? No. Dai, amore. Dai, fermati un attimo. Amore, amore, guarda cosa ti ho comprato. La tua fruttina che ti piaceva tanto, te lo ricordi? Sei contenta? Come ti senti? Non sono riuscita ancora a capire come stai. Staccati un attimo da questo tablet perché altrimenti la mamma te lo toglie. Fammi sentire. Allora, non sei freschissima ma nemmeno tanto calda, eh? Prima in macchina avevi gli occhietti lucidi, fammi vedere gli occhietti adesso. Sono ancora lucidi. Quindi stasera proviamo la febbre, va bene? Tra poco andiamo a prendere la Vanessina a scuola e iniziamo a disfare l'albero, perché tra poco è carnevale, noi abbiamo ancora l'albero. Infatti, di Natale. E poi di Papà Schio ce l'abbiamo ancora. E attacchiamo le uova di Pasqua sull'albero. Sì, siamo un po' esagerati, eh? Però non ti voglio vedere tutto il giorno attaccata lì, eh? Ti capi? Amo, dove sei? Ani, dobbiamo andare a prendere Vanessa, dove sei? Oddio, oddio, mi è sparita la bambina. Ani, dove sei? Vieni qui. Andiamo, ma hai ancora il grembiule, toglilo. No. Perché? Toglilo, amore, toglilo così metti la felpina. Ciao, Gaspirino.
Dai, cucciola, sta uscendo la mano. Andiamo. Cosa fa? Amore. Che ti voglio tanto bene. Amore. Guardate, mi saluta. Ciao. Stava dormendo però, guardatelo. Ha gli occhietti chiusi, lascialo dormire che si riposa, dai. Profuma, sì. Andiamo, Ani, dai. Siamo fuori dalla scuola che aspettiamo Vanessina. Mi manca sempre una bambina, ma è possibile che questa bambina sparisce come non mai? La intravedo. Ma perché ti nascondi sempre, Anastasia? Ciao. Allora, cuccioline e cucciolini, Anastasia vuole scendere, sta piovendo, non abbiamo l'ombrello e non ha messo il cappello. Secondo voi, dopo che è uscita da scuola con mal di testa e mal di pancia, vi sembra corretto che scenda sotto la pioggia? Scrivetecelo nei commenti. Fammi sentire questo nasino, ce l'hai tappato? È il nasino tappato? Io non voglio che ti viene la febbre, sai? E non mi toccare che mi fai sballare tutto il video. Come ti senti? Tu ti senti bene? Che cos'hai? Parla, che non sei muta. Ciao amore, bentornata. Ma lo sai che lei è uscita stamattina? No, stamattina, verso le 2 penso. Okay. Perché non stava bene, non vedi che non c'è lo zaino? E poi era già fuori, che solitamente non succede mai. Praticamente ero in piscina che facevo ginnastica. Quando ho finito, sono andata nello spogliatoio, ho preso il telefono, mi sono trovata 3 chiamate perse dalla vostra scuola e non sapevo se era per te o per lei. E poi mi hanno detto che era per lei, l'aveva presa nonna Elisa. Ma aveva mal di testa, mal di pancia e poi avevo, se non ho capito male, 36,7 di febbre. Per adesso sta bene, speriamo che non le arrivi la febbre alta. Allora tesoro, dobbiamo disfare questo benedetto albero di Natale. Tu dovresti studiare storia e matematica perché avete la verifica allora domani. Ve la fa fare la supplente? Sì. Va bene, dai, andiamo a casa e mi fai merenda, ok? Mm-hmm. Hai fame? Mm-hmm. Cosa vuoi per merenda? Peppo! Ma se stai mangiando questi, hai già fatto anche merenda crepe. Prima con la frutta. Crepe. Sempre crepe? Sempre solo crepe, ma faccio le crepe così bene che volete sempre le crepe? Faccio le crepe e poi iniziamo a smontare l'albero però, eh? E storia la studiamo più tardi, Vane? Anche io. Cosa anche tu? Tu devi studiare? Allora, finiamo questa crepe giornaliera, anche oggi crepe alla Nutella, che poi iniziamo a ritirare l'albero. Ok, Vane? Va bene? Finiamo la crepe, io adesso cerco di recuperare qualche cartone per mettere dentro le palline, va bene? One eternity later. Allora, visto che non mi hai ascoltato né tu e né quella lì, che è tutto il giorno attaccata all'iPad, cambio programma, adesso studiamo e stasera dopo cena, se faremo in tempo, disfiamo l'albero, ok? No. Dai, Vanessa, dobbiamo studiare storia e ripassare le frazioni che domani è la verifica. Sono le 6 di sera e se non le facciamo adesso, Vanessa, non le facciamo più. Dai. Sì, vai a prendere il quaderno che ti serve. Che cosa devo prenderti? Ecco. Dai, fai vedere che sei capace a prendere i quaderni, su. Che non devo fare tutto io. E tu non dormire, che ieri pomeriggio ti sei addormentata fino alle 8 di sera. Alzati. Ah, oggi c'era lo yogurt. Ah, hai portato a casa lo yogurt? Sì. Non l'hai mangiato perché avevi mal di pancia? Allora. Ti è passato il mal di pancia e il mal di testa? Sì. Meno male, così domani vai a scuola. Cosa? Cosa? Non trovo il quaderno. Non ce l'hai? E allora se non ce l'hai non lo possiamo fare. Io lo diciamo alla maestra domani. Ma l'ho detto per domani. E vabbè, ma se l'hai lasciato a scuola e non se ne è accorto nessuno. Io non fa niente. Amore, stai tranquilla. Tu sei uscita da scuola perché non stavi bene. La maestra si sarà accorta che il tuo quaderno era sul banco, sotto il banco. Domani te lo consegna e lo facciamo, d'accordo? Okay. Non c'è nessun problema. Domani quando andiamo a scuola le notizie. Io lo dico alla maestra quando ti porto su, va bene? Chiunque maestra ci sia, io glielo dirò. Vane, ascoltami. Alzati, prendi storia e studiamo. Che studiamo insieme e ci mettiamo un attimo. Va bene. Dai, alzati. Giuro, non ci credo. Stai ancora mangiando?
Allora, da domani tu esci in pausa pranzo e vieni a casa a mangiare, così quando torni a casa alle 5 non mi divori tutta la dispensa, perché non esiste che io pago una mensa e tu torni a casa super affamata. O hai il verme solitario, che è un problema, oppure non mangi niente a scuola. Allora, ascoltami bene, ascoltami bene. Io vado su un attimo a fare una cosa, poi scendo e studiamo subito, d'accordo? Allora, stai studiando? Sì? Cosa c'è? Cosa c'è? Perché ridi? Sembri quello delle nevi. Sembro quello delle nevi? Ma che cosa hai fatto? Ho messo una maschera antistress per il viso, perché tu mi stressi dalla mattina alla sera, tutti i giorni, non vuoi studiare, non vuoi studiare. Io ti devo rincorrere, sì che è vero, Vanessa. Sì, sincera, è vero, per farti fare i compiti arriviamo sempre alle 8 di sera. Comunque, hai iniziato a studiare, visto che ridi? Questo. Hai già studiato tutto? No. E allora dai, studiamo insieme. Posso fare anche la maschera così, corri? No, sono maschere per adulti. No, sì. No, sono maschere per adulti. Ai bambini queste maschere non fanno bene. Perché non le compri? Perché non le trovo. Se usi questa maschera rischi che ti viene una fortissima allergia in viso, ok? Dai, studiamo. Allora, dai, leggiamo un po'. Gli titti. Gli titti. Gli titti, cosa ho detto? Gli titti. Il popolo degli titti. Questa regione non era adatta all'agricoltura. Poi, mamma, certo, non è che sei a scuola. Vai in bagno ma torna subito. Tu intanto leggi per me, dici cosa. Ok, vai in bagno e torna subito, ok? Sì. Hattusha si ingrandì e divenne la capitale di un grande impero. In contatto con molti popoli. Praticamente sto studiando io, sono passati 10 minuti e Vanessa non è ancora tornata. Ani, ma hai visto Vanessa? No. Perché è andata in bagno e non è più tornata. L'hai vista passare? No. Mi raccomando, tu continua a stare attaccata all'iPad, eh? Adesso vedi, ti metto in castigo. No. Adesso veramente appena la becco. Voglio proprio capire che cosa sta facendo un'ora in bagno. Vanessa! Cosa hai fatto, Vanessa? Cosa hai fatto? Ti avevo detto di non metterla, ma sei matta? Togliti immediatamente questa crema. Ma perché l'hai messa? Ma ero curiosa. Ma ho capito, Vanessa, ma queste cose non si fanno, non sono adatte per bambini, sono per pelli mature. Lo sai che adesso ti può venire un'allergia e ti si può gonfiare tutta la faccia? Mamma, scusa. Scusa, toglitela immediatamente, toglila immediatamente. Io ti vedo la pelle rossissima, io. Fatti vedere. No, non mi sembra che tu sia arrossita. Come ti senti? Bene. Ti senti bene? Hai anche una bella pelle lucida, dai. Ok, andiamo a finire di studiare, dai. A few moments later. In il popolo dei mille dei, gli titti entrarono a contatto con molti popoli. Che prurito, mamma mia! Mamma! Mamma! Ehi, Vani, cosa c'è? Hai finito di studiare? Mamma, mi prende tutta la faccia. Oddio, Vanessa, ma che cos'hai? Sei tutta rossa in faccia, mamma mia. Ma sei bordeaux. Ma, Vanessa, ma riesci a respirare? Sì, mamma, riesco a respirare, però mi prude tutto. Ma ci credo, Vanessa, che ti prude tutto. Hai avuto una reazione allergica. Ascolta, devo darti subito l'antistaminico. Lo vado a prendere, eh?
4 e 5, ok? Prendi. È schifo. Eh sì, lo so, è amaro. Mamma mia, Vanessa, sei bruciata in faccia. Ma ti brucia, ti prude, ti brucia. Non ti prude. Non ti brucia. Riesci a respirare bene? Ascoltami, ascoltami benissimo, Vanessa. Se accusi la minima sensazione che ti manca il respiro, mi devi avvisare subito. Ok, Vane, adesso chiamo la dottoressa e le chiedo cosa devo fare. Dottoressa, sì, buonasera, chiedo scusa per l'orario, sono la mamma di Vanessa. Senta, Vanessa ha usato una maschera per il viso mia e adesso è completamente rossa in faccia, delle macchie sulla fronte, sulle guance, sotto il mento. Sì, io l'ho già dato, le ho dato l'antistaminico. E sì, infatti quello che le ho detto anch'io, che se dovesse non riuscire a respirare bene di avvisarmi. Va bene, dottoressa, la ringrazio, le chiedo ancora scusa per averla contattata a quest'ora. Se non dovessero esserci degli sviluppi, ci risentiamo eventualmente domani mattina e le dico come sta. In caso contrario la dovrò richiamare. Grazie, grazie mille. Mamma, che cosa ci ha detto? Niente, Vanessa, mi ha detto di prendere l'antistaminico che abbiamo già preso e di sperare che tu non ti aggravi, perché se ti aggravi potrebbe essere che non riesci più a respirare e bisogna correre, correre in pronto soccorso, ok? Ma posso andare un pochino a sciacquare con l'acqua fresca? Certo che puoi, amore. Vai, vai, vai a sciacquarti così ti rinfreschi un attimino, ok? Sì. Mamma mia, che faccia che hai. Vuoi che vengo con te? Posso andare a riposare un po'? Certo, amore, vai a riposarti. Tanto hai già studiato, vai. 2 hours later. Vane. Vane. Guarda che tardi, Vane. Oh. Come stai? Sai che ti è sparito tutto, amore? Non hai più niente? Meno male. Come stai tu? Ti senti bene? Svegliati, Vanessa, perché non hai ancora cenato e bisogna cenare e lavarsi e andare a dormire. Ti senti bene? Ti prude ancora la faccia? Eh? No? Ok, meno male, dai, sollevati che andiamo, dai. Devi mangiare, Vanessa. Ehi, ciao. Hai visto che tua sorella sta bene? Tu ti sei messa in pigiama, bravo amore. Tua sorella sta bene, è passato tutto, quindi possiamo cenare, farci una doccina. Ma tu sei già in pigiama. Però te la dovevi fare, adesso la facciamo un secondo. Va bene, dai. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate i pollicioni in su. Ciao cucciolini, cuccioline, buonanotte. E non usate mai i prodotti di mamma e papà.